Vabbè, va, vediamo vabbè. L'ultima parte del presepe. Cialtroni, guardatelo. Diceva Mariuccia, auguri alla Madonna che avete visto, perché il bimbo era veramente suo figlio e lo allattava lì perché aveva fame. E quest'anno ne è un altro. E l'anno dopo. L'anno dopo l'ha fatto un altro. Complimenti, auguri, ecco. Cosa state dicendo voi due? Dopo te lo dico. Con questa Madonna è finita la storia. Madre, dai, Dionisio, magari riusciamo a tirar su qualcuno. Vediamo. Qualche giovane all'ascolto che ha voglia di far parte dei contadini della Brianza, o fate sapere a me, oppure fate sapere direttamente al Dionigi. Mariuccia, cosa ci decanti adesso? Una noce d'amore. Una noce d'amore. E io mi siedo, vai, vai. Una noce illuminata dalla luna inargentata, un cielo pieno di stelle che lusivano come scintille. La natura ricamata d'un fil de brina gelada. Noce de poesia, noce de profezia. Maria e Giuseppe pellegrinavano e disperà cercavano un tech per riparare del frecce. Por gente, quanti ci han picà, ma ni sunga del vilacà. Ni senga ui compassion d'una donna e di sua condizione. Finalmente han truà una stala in mezzo a un prà. L'han truada in un rintemp perché l'era arrivato il momento de salvà tutta quanta l'umanità. E in una misera stala d'un pastur, Maria la regalà al mondo il Salvatore, in una noce di dolor, ma piena d'amor. Mariuccia. Brava Mariuccia. Spettacolo! Allora, state con noi perché tra poco è il gran finale. Preparatevi, preparate gli amici, Anna, tutti quanti noi, voi. Sta a posto? A posto, Giuseppe. Torniamo.